Buongiorno bambini. Il calcolo del valore della percentuale che abbiamo visto a pagina 63.1 ci introduce direttamente all'argomento sconti, aumenti e interessi di pagina 75. Perciò aprite il libro a pagina 75. Quindi, per capire bene questi tre concetti, bisogna saper calcolare bene il valore della percentuale. E sono sicura che voi sappiate farlo. A pagina 75 cerchiate, sottolineate, scrivete come ho fatto io. Non vi spaventate se vedete una lezione così lunga perché è semplice. Punto 1. Lo sconto. Leggo la definizione. Lo sconto è il ribasso che viene fatto al prezzo di un prodotto. Sicuramente vi sarà capitato di vedere scritto sulle vetrine dei negozi sconto del 20%, sconto del 30% e via dicendo. Vediamo come si calcola. Per capire meglio, parto come al solito con la lettura del problema. In una vetrina c'è un paio di scarpe da ginnastica che piace a Sandro. Sul cartellino è indicato il prezzo 80 euro. Lo sconto è del 20%. Quanto pagherà le scarpe scontate? Trasformiamo la percentuale in frazione, quindi 20% uguale 20 centesimi. Vi ho aggiunto lo schema al lato per farvi capire meglio. 20 centesimi di 80. 80 diviso 100 uguale 0,8. 0,8 per 20 uguale 16. 16 euro, questo è lo sconto. Quindi sottraiamo lo sconto dal prezzo iniziale e abbiamo il costo attuale delle scarpe. Allora, che cosa dobbiamo fare quindi? 80 euro prezzo iniziale meno 16 euro che è lo sconto uguale 64 euro che è il prezzo scontato. Quindi bambini attenti, bisogna fare la sottrazione. Rileggo la domanda. Quanto pagherà le scarpe scontate? Sandro pagherà le scarpe scontate 64 euro. I punti 2 e 3, cioè aumento e interesse, si calcolano alla stessa maniera. Leggo il punto 2, l'aumento. L'aumento è il rincaro che viene fatto al prezzo di un prodotto. Come al solito vi leggo il problema per capire. Il biglietto d'ingresso a un museo è aumentato del 15%. Se lo scorso anno costava 4 euro, quanto costa quest'anno? Trasformiamo la percentuale in frazione. 15% uguale 15 centesimi. Anche qui vi ho aggiunto lo schema. 15 centesimi di 4. 4 diviso 100 uguale 0,04. 0,04 per 15 uguale 0,6, cioè 60 centesimi, questo è l'aumento. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aggiungere al prezzo iniziale l'aumento e abbiamo il prezzo attuale. Allora, 4 euro che era il prezzo iniziale più 60 centesimi di aumento uguale 4,60 euro. Rileggo la domanda. Quanto costa quest'anno? Il biglietto quest'anno costa 4,60 euro. Leggo adesso la definizione di interesse. L'interesse è la somma che si riceve quando si depositano dei soldi su un conto. Ripeto, il procedimento di calcolo è facile come quello dell'aumento. Leggo il problema. La zia ha depositato in banca 2.000 euro. Se la banca offre un interesse del 3%, quale
quale somma riceverà la zia dopo un anno? Trasformiamo la percentuale in frazione. 3% uguale 3 centesimi. Guardate lo schema che ho scritto. 3 centesimi di 2000. Questo è il calcolo. 2000 diviso 100 uguale 20. 20 per 3 uguale 60. Questo è l'interesse. Quindi aggiungiamo alla somma iniziale della zia l'interesse e calcoliamo la somma finale. Allora, 2000 era la somma iniziale più 60 euro di interesse uguale 2060 euro. Leggo la domanda. Quale somma riceverà la zia dopo un anno? La risposta è questa. La zia dopo un anno riceverà la somma di 2060 euro. Per farvi capire meglio, vi ho preparato una lezione da copiare sul quaderno con questi tre procedimenti di calcolo. Sono semplici, quindi ripeto, per lo sconto va fatta la sottrazione tra il prezzo iniziale e lo sconto, per aumento e interesse va fatta l'addizione tra la cifra iniziale e l'aumento nel primo caso, l'interesse nell'altro caso. Quindi copierete questa spiegazione mentre gli esercizi e altri esempi ve li assegnerò domani e capirete ancora meglio. Ciao a tutti!